Buonasera amici appassionati di Kuhn Company e ben ritrovati dallo Spezia Park di Milano, dove stanno scendendo in campo calciatori brutti contro Immobiliare e Pentagono. Le due squadre militano nel girone A della Serie I, il campionato per imprese, e sono pronte a sfidarsi a colpi di grandi giocate. Andiamo a leggere le formazioni delle due squadre. Calciatori brutti parte con Mafizzoli, Ballato, Cini, De Lucchi, Guerra, Morri e Roselli. Risponde l'Immobiliare Pentagono con Tonon, Pascali, Anaia, Senese, Nicosia e Tonon. Si parte dunque con il match tra Immobiliare Pentagono e Calciatori Brutti, un remake di Juventus Atletico Madrid giocata martedì. Prova subito l'Immobiliare Pentagono ad attaccare con il numero 8 Senese. Rimessa laterale per i bianconeri. Con calma Nicosia, non passa, mette fuori De Lucchi, Pascali perde palla, occhio al contropiede, prova ad andare con il sinistro e segna il gol del vantaggio. De Lucchi per Calciatori Brutti, perfetto il diagonale, non può nulla Anaia. Gran gol Riccardo. Sì, un gran gol, errore però difensivo. Bravissimo però De Lucchi ad approfittare e scaricare il mancino all'angolino. Occhio a questa punizione, Mafizzoli sembra intenzionato a calciare direttamente in porta. Appoggia invece, bene anche per Ballato, attento nel coprire il proprio palo Anaia. Ancora opportunità per Calciatori Brutti. Senese, dentro da Pascali, ottimo l'anticipo, ma grande risposta di Mafizzoli. Grandissima parata di Mafizzoli, qui bravissimo Pascali a prendere il tempo, occhio però. Senesi, è partito Pascali, controlla destro, non può sbagliare, chirurgico, il numero 3, pareggia i conti per Immobiliare Pentagono. Grandissima azione, tutta in velocità, palla a terra, è stato poi bravissimo e freddo soprattutto l'attaccante del Pentagono a trovare l'angolino, pareggio di gran classe, meritato. Calcio d'angolo per i biancorossi che si spingono adesso in avanti, parte il traversone dentro, rischia autogol con il numero 3 Pascali, ma se la cava per sua fortuna. Ancora calcio d'angolo per Calciatori Brutti, il traversone deviato, Ballato controlla, calcia, attento Anaia sul primo palo. E adesso attacca, però attaccano i Calciatori Brutti, hanno alzato il pressing, hanno alzato anche il ritmo, deve stare attento il Pentagono. Cross deviato e Anaia si accartoccia senza problemi. Immobiliare Pentagono subito in avanti, ma perdono palla. Allora Morri allarga per De Lucchi, controlla, vuole il sinistro, la fa partire e bravo Anaia a distendersi. Ancora Morri, la mette ancora dentro e Anaia ancora una volta decisivo, mani di ferro per lui. Bravo Anaia, attento, concentrato comunque allo sviluppo del gioco. Qui comunque è bello l'intervento sul mancino del giocatore di Calciatori Brutti. Molto bravo anche dopo. Intanto il palo clamoroso colpito da De Lucchi con il destro. Occhio al calcio di punizione, se ne incarica Cini, parte con il destro Ballato, si trova sulla traiettoria, non riesce a spingerla dentro, peccato Riccardo, poteva fare di più. Incredibile, incredibile veramente, è stato bravo a dire la verità a toccare il pallone perché non era facile, però non si spiega come non è riuscito a non trovare la porta. Forse l'ultima opportunità di questo primo tempo, Calciatori Brutti in avanti, pronto a battere Roselli, palla dentro, messa fuori bene da Anaia, eccolo il duplice fischio del direttore di gara, 1-1. A fine primo tempo, i gol di De Lucchi e Pascali. Via, si riparte, buon divertimento con il secondo tempo tra Calciatori Brutti e Immobiliare Pentagono. Punizione per Immobiliare Pentagono, deviata da Tonon con il tacco, che per poco non riesce a tramutare questa palla in un'opportunità molto pericolosa. Palla centrale, buona per Roselli. Dentro, la lasciano scorrere, De Lucchi, fuori di poco, peccato, era stata una grande azione questa di Calciatori Brutti. Deve stare attento però al Pentagono perché fa l'azione, quindi azione pericolosa, e poi però si fa trovare impreparato sui ribaltamenti di fronte, quindi qui devono trovare le misure. Parte Senese con il destro a cercare Tonon, mette fuori bene Cini, ottimo il controllo di Nicosia. Non attaccato regolarmente da De Lucchi, che poi calcia con il sinistro e ancora non è il suo piede, ma segna una doppietta. Ancora un perfetto calcio ad incrociare, non può nulla qui Anaia, e 2-1 Calciatori Brutti.
al cecchino, a un cecchino veramente al mirino, al posto del mancino, perché è riuscito a trovare ancora l'angolino. Tonon recupera, solo per poco, riesce ad andare via, Morri ha una grande opportunità, se la divora, calcia sul primo ma mette fuori. Occasione per chiuderla questa, e Morri però non è riuscito a centrare la porta. Parte Tonon con il destro, una deviazione, la palla rimane lì, non sfrutta l'opportunità Nicosia, ma Immobiliare Pentagono a un passo dal pari. E queste punizioni ce ne hanno nel DNA, è già la seconda che viene battuta in questa maniera, può essere veramente un'arma. De Lucchi, l'appoggio, Guerra ancora per De Lucchi, si ricomincia da Roselli, sta venendo incontro Mori, visto e servito il 17, bravissimo nell'appoggiarsi, ancora su De Lucchi, centrale da Guerra, grande azione questa, extra pass, è il pallone che entra comunque, forse era un cross, ma Guerra trova la deviazione vincente e 3-1 calciatori brutti. Eh sì, e qui hanno chiuso definitivamente il conto, bella ripartenza, e qui però... non perfetto Naia, era un tiro cross quello provato dal giocatore biancorosso, ma che comunque l'ha premiato. Rimessa per calciatori brutti, già battuta, il velo perfetto per Morri che la mette in mezzo, ma ha ballato incredibilmente, la tira fuori dalla porta, che occasione mancata. Ma cosa ha sbagliato Valerio? Cosa ha sbagliato? Che cosa ha sbagliato incredibile, era più facile veramente segnare, incredibile. Recupero di Guerra, efficace. Morri ha un po' di spazio, centrale per Guerra, l'1-2 Morri riesce a trovare un angolo difficilissimo e trova il gol del 4-1 per calciatori brutti. Ma dove è passata? Attenzione, grandissima azione, però lì qualche responsabilità della difesa e un po' anche del portiere. Occhio a Morri, cerca ancora il destro, prova a calciare, stavolta bravo e attento Anaia, posizionato correttamente. Si riscatta Anaia in questa occasione. Bravo, molto istintivo qui nell'andare a prendere il pallone con la punta del piede. Anaia, Tonon, tunnel di Tonon, regala Roselli. Si supera Anaia, gran destro al volo, ma calcia fuori. Qui bravo Tonon, poi però perde un pallone ingenuamente e poi però bravissimo Roselli che calcia di prima intenzione, attento a Naia. 4 minuti alla fine e 3 gol di differenza tra le due squadre, grande azione qui, Tonon ce l'ha sul destro, incrocia quasi all'angolino, peccato però, solo brivido per Mefizzoli. Uno, due... ben eseguito Tonon, stavolta centra la porta, fa gol, esulta la Ronaldo e anche imitando la mitraglietta di Pionte, che 4-2, grande azione di Immobiliare Pentagono che, Riccardo, come dicevi tu giustamente, ha continuato ad attaccare, a cercare il gol nonostante lo svantaggio. Esatto, proprio così, è stato premiato, qui bravo Tonon, comunque un bel destro, riesce a centrare la porta, batte l'estremo difensore dei calciatori brutti che fino ad ora è stato veramente praticamente perfetto, quindi merito anche il Pentagono, davvero. 4-2 dunque, De Lucchi il tocco, Morri, Cini, prova a chiudere l'1-2, Senese con la spalla, si lotta, palla contesa, Nicosia alla fine la perde, Morri va via, calcia, manita per calciatori brutti. E triplice fischio, dunque finisce qui allo Spezia Park, calciatori brutti 5, Immobiliare Pentagono 2, una bella partita molto combattuta. È tutto da Valerio Tubercolo e Riccardo Lionetto.